Bella a tutti ragazzi, lo Xyuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Siamo tornati finalmente sul nostro gioco preferito di Supercell e oggi ho da fare delle cose mega interessanti. Sono riuscito ad arrivare a livello 30 di questo pass battaglia e come vedete ci sono due premi molto interessanti. La moneta per avere la possibilità di potenziare qualsiasi carta senza dover spendere i soldi e il baule dei campioni. Li volevo aprire con voi, ma prima volevo farmi un giro in ladder con il nostro deck, anche perché siamo a un passo dalle 6.000 e appunto poi decidere che cosa potenziare. Apriamo subito molto morbido con il bombardiere Sebastian dei German Knights contro di noi. Attenzione, un rocket così violentissimo sul mio povero bombarolo. Lasciamo pure andare e a 10. Sotto con la combo, Grider e Mago di Ghiaccio. Vediamo cosa gioca lui. Un arco! Attenzione! Come un arco? Che ho missato malissimo con la Fireball, tra parentesi. Attenzione! Ok, abbiamo comunque il moschettiere che può continuare a danneggiare la torre di destra. Questo sarà un deck abbastanza scomodo per noi. Attenzione perché quell'arco potrebbe darci un bel po' di filo da torcere. Lo gioco comunque a sinistra il bombarolo. Stessa giocata di prima, moschettiere. E per non bruciare l'Isir. Attenzione, mago di ghiaccio al 13 anche per lui. Eccola lì la Tesla, immancabile. Giochiamo un po' più alto questo mago. Ma prima di andare avanti con il video, voglio ricordarvi una promozione incredibile che sta per arrivare con Level Up. Un sacco di nuovi gusti, tra cui due pazzeschi. La Sir Galaxy e la Sir Blue Crush. E ce n'è un altro. Ma prima, perché si chiamano Sur? Perché sono un po' più aspre delle versioni che conosciamo e che abbiamo già visto. Tra l'altro la Galaxy è proprio una delle mie preferite. E dal 22 novembre alle 18, per la prima volta, bam! Arriverà anche la Mango Cash. Ragazzi, questa era presente quest'estate nella confezione extra limitata, ma sarà possibile per chi non l'ha provata assaggiarla direttamente. A proposito di assaggiare, andiamo all'assaggio. Un misurino da mezzo litro, mezzo litro d'acqua, un misurino di prodotto. Shake, 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 shake. Ed eccolo qui, ragazzi. Andiamo ad assaggiarlo. La Galaxy Sur Edition. Che buono! Che buono! Ragazzi, provateli, assaggiateli. Level Up, fatto dai gamer per i gamer. Danneggiamo semplicemente con una Fireball. Va bene così, va bene così. Attenzione perché parte con l'arco, eccolo lì infatti. Arco sul mio povero bombarolo. Minipeg che comunque può darci una mano. Forza, forza, forza. Bellissimo qua intanto il minipeg che riesce a tirare anche la seconda hit. 1320 la sua torre di destra. Ora noi siamo molto sotto, quindi dobbiamo aspettare purtroppo che lui potrà resettare il suo attacco. Vediamo. Ma pronta la Tesla. Devo giocare un po' alto perché ho paura del suo rocket, sinceramente. Esatto, comincerei a dare anche un pochettino fastidio con gli spell, in modo da portare la torre il più bassa possibile. Belli questi mascalzoni, purtroppo l'arco ha già taggato la mia torre. E riesce senza nessun problema. Attenzione! Ha fatto malissimo quest'arco, si è giocato veramente molto molto bene. Non pensavo taggasse, sinceramente. Sotto ancora, sotto ancora. Serve avere una
certa rapidità qui con il mini pecca. Aspetta che arrivano gli scheletrini adesso. Non arrivano. Occhio a Rocket, occhio a Rocket. Perfetto, 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 perfetto. Bombarolo ci aiuta tanto. Non può tirare il Rocket lui, lo sa che non può. Non posso fare nulla neanche io però adesso. Mago di ghiaccio anche per me. Mini pecca, attenzione alla sua Tesla che arriverà. Andiamo, 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 andiamo. Spingiamo adesso, adesso, adesso. Arriva infatti la Tesla. Via la Valchiria. Ci serve qualsiasi soluzione per fermarlo. Non lo fermiamo. È a portata di Rocket, è a portata di Rocket. Perdo così. Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca. Arca porca, porca, porca. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Ah, mannaggia, mannaggia. Non è un problema. Apriamo i due bauli d'argento. Avuc, porta di sgherri, perfetto. Il secondo argentino, 152 di gold, 2 terremoto, 19 spirito del ghiaccio e finalmente andiamo a ritirare i nostri premi. Bam! La moneta magica, ouch! Questa, come vi stavo già anticipando, tanto mi salvo lo screen, bello comodo, questa permette di avere, se non ricordo male, tutte... di avere azzerato praticamente il costo dell'upgrade. Adesso andiamo a vederlo, ma quello che ci interessava, ragazzi, era ovviamente il baule dei campioni. Andiamo ad aprirlo. Dai! Oh! È a skip, è a step. What? Ero convinto che il baule dei campioni personalmente fosse a colpo singolo. 9500 di gold. 200 jolly. 55 jolly rari, attenzione che sta brillando, sta brillando. 15 carte epiche, un jolly leggendario. Oh! La regina degli arcieri finalmente sbloccata, ragazzi. Aia, aia, aia. Io come campione, intanto ci ritiriamo anche 10k di gold per quello che riguarda lo step numero 31, il livello 31 del pass, 3 gemmine, 5 Tesla, 7 estrattori, 8 guaritrici e 65 reclute royale. Quello che stavo dicendo, ragazzi, è... abbiamo anche il livello 32, lo apriremo domani, lo apriremo domani. Io avevo già il Cavaliere d'Oro come campione, la Regina degli Arcieri personalmente la utilizzo, ma su Clash Mini... Lei qua ha l'abilità di diventare invisibile, di accelerare il suo attacco. Staremo poi a vedere se giocarla oppure no. Mi sarebbe piaciuto in realtà avere un secondo Cavaliere d'Oro. Se non ricordo male, con la moneta, esatto, noi possiamo avere un upgrade. Sono molto indeciso. Voglio ugualmente fare una cosa. Sì. Tanto 100.000 sono sempre 100.000. Signori... io quasi quasi andrei a fare l'upgrade della Fireball. Quasi quasi, quasi quasi. Andiamo a fare un altro giro con il mio main deck contro Sarsar degli USA. Che apre subito con una scomodissima fornace. Dobbiamo avere modo di toglierla quella fornace. Fantastico, perché il moschettiere al 14... può togliere i suoi spiriti del fuoco. Viene lasciato andare. Attenzione, Fireball sul mio bombarolo. Qua sto facendo una porcheria enorme. Questa è una porcheria enorme, ragazzi. Mi serve che però non... Porca, porca! La furia sul principe! Ottimo! C'è andata bene, c'è andata bene, c'è andata bene. Piano, 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 piano. Oh! Ecco dove volevo utilizzare la furia lui. Fermala, mago di ghiaccio, fermala, mago di ghiaccio, fermala, mago di ghiaccio, ti prego. Forse due hit e non una.
C'è forse una hit e non due? Sì, sì. Attenzione perché... Allora, non è stata così tanto una porcheria, ma ce la siamo rischiata troppo. Ci è andata bene che lui non ha counterato il nostro Grider. Qui dobbiamo obbligatoriamente richiedere l'aiuto ancora del moschettiere. Abbiamo anche le torri al 14. Non agganciarti, non agganciarti, ti prego. Let's go! Ottimo! Attenzione perché adesso arriverà la mongolfiera, sicuramente. Fermiamo subito la carica del principe. Siamo obbligati anche a fermare. Lui gioca la mongolfiera dall'altra parte. 100-100. Dobbiamo riuscire ad avere il moschettiere pronto. Perfetto, abbiamo assolutamente azzerato l'attacco del suo principe. Non ha la furia. Possiamo andare a danneggiare sia la torre che la fornace. Lo Grider è libero. Porca miseria, non è riuscito a tirare una hit. Non posso andare a farlo impattare in carica sul mio povero mascalzone. Altrimenti non sarebbe stato possibile. Oh! Stregone di fuoco al 14, attenzione! Ha giocato veramente un gran cavaliere questo. Io spero che il moschettiere faccia qualcosa. Ok, ok, non può giocare la fornace. Non può giocare la fornace. Perfetto, perfetto. Andiamo a distruggerlo. Andiamo a distruggerlo, andiamo a distruggerlo. Attenzione al gran cavaliere appena lo gioca. Non lo gioca. Let's go! E allora andiamo a chiudere alla grande senza neanche aver potenziato. Mamma mia, mamma mia. Signori, io spero che il video di oggi di Clash Royale vi sia piaciuto. Siamo ad un passo dalle 6.000, non vedo l'ora di arrivarci insieme a voi. Vi ringrazio per averlo guardato, un abbraccio grande, noi ci vediamo al prossimo video di Clash. Ciao!